tipo di mansioni svolgi lì all'interno dell'azienda? Cogliere pomodori, io cogliere pomodori. Hai ricevuto un contratto di lavoro oppure un foglio di ingaggio, si chiama, un foglio da parte del datore di lavoro? No. E quanto ti paga? 25 giorni al giorno. Ma ti paga come? Al giorno, mensilmente, no, a fine mese? Sì, avete sentito bene, 25 euro per una giornata di lavoro duro dalle 6 alle 19 nei campi per la raccolta dei pomodori. Il pagamento al sabato senza uno straccio di contratto, ad essere sfruttati centinaia di migranti irregolari, costretti al silenzio anche su condizioni igieniche disumane, senza riposi o diritti, sotto la continua minaccia di licenziamento. Si è conclusa l'operazione Freedom, Libertà, la prima di una serie della Polizia di Stato contro il caporalato, che ha impegnato le squadre mobili di Caserta e Foggia, Latina e Potenza, Ragusa e Reggio Calabria. Identificate 235 persone tra datori di lavoro e dipendenti, controllate 26 aziende ed arrestate 3 persone per sfruttamento di manodopera clandestina ed extracomunitaria. Al sud il fenomeno interessa soprattutto il lavoro agricolo, ma ormai ha pervaso anche edilizia e manifatturiero, ristorazione e turismo. Vere e proprie forme di riduzione in schiavitù perpetrate da cosiddetti caporali, intermediari, criminali tra domanda e offerta. Arrivati in cerca di un futuro migliore, migranti dalla Nigeria come dalla Romania, queste anime, l'inferno, lo trovano qui.